close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Sono circa le 8:30 e sono appena arrivata a destinazione. Come avrete notato, da stamattina sono tornata a Padova. E il motivo è perché per Natale mi sono fatta regalare uno sbiancamento dei denti e oggi ho la visita. Quindi adesso sto per entrare e vi faccio vedere prima e dopo. Quindi prima, e non giudicate il mio dente, questo qui storto. Comunque prima sono di questo colore. E voilà! Si vede qualcosa. Comunque, praticamente ho fatto una pulizia dei denti e poi mi ha messo un gel al perossido sbiancante. Si vede che ho ancora i segni, quindi questi. Sembra che mi abbia cercato di sistemare il cuoricino. Comunque, adesso, siccome sono in zona, voglio andare in questa panetteria senza glutine, si chiama Senza Spiga. Non ci sono mai stata, ma ho visto su internet, su Instagram, che fa delle cose pazzesche e in molti me l'avete consigliata di andare a vederla. Quindi adesso vado. Esiste per davvero? Tutto senza glutine. Andiamo. E ho questo. Sono appena praticamente uscita dal paradiso. C'era tutto senza glutine, ma soprattutto un bar senza glutine. Purtroppo il pane lo sfornano dopo le 11:30 e adesso sono circa le 10:15, quindi ancora non c'era. Però ho preso gli gnocchi. Non trovavo gli gnocchi che non avessero nemmeno la soia da tantissimo. Questi hanno patate reidratate, farina di mais, fecola di patate, amido di mais, farina di riso, sale, correttore di acidità e conservanti. E poi, siccome non c'era il pane, però volevo qualcosa perché, cioè, era tutto senza glutine. Infatti la guardia e faccio, ma quello è senza glutine? Sì, qui facciamo solo senza glutine. Wow, sembra una deficiente. Allora al bar ho preso un tramezzino e adesso faccio il taste test. Ho preso un tramezzino, tonno e uova, tonno maionese e uova, tonno maionese e uova, penso. Taste test. Io mangio un panino. Penso che tornerò a... Penso che ci tornerò domani o comunque nei prossimi giorni, dopo le 11:30, per prendere il pane. Questo è buonissimo. Questo è il pomodorino Melinda e sono i pomodori più buoni che abbia mai assaggiato, sono succosissimi. Six and a half hours later. Allora, io adesso vi metto un attimo qui e cerco di unire l'utile al dilettevole. Cioè, mentre taglio le zucchine per la cena di questa sera,
Vi racconto com'è andata la mia giornata, perché appunto è sera e noi ci siamo lasciati che era prima di pranzo. Allora, dopo il mercato, scusate se non vi guardo dritto, ma sto tagliando e non voglio tagliare un dito. Allora, dopo il mercato sono tornata a casa e mi sono voluta fare i gnocchi, ovviamente. All'inizio avevo pensato di farmi gli gnocchi al pomodoro, poi mia mamma mi ha pregato di consumare un pacchetto di vongole surgelate che le avevo lasciate in frigo da settembre, agosto dell'anno scorso. Quindi ho pensato di fare gli gnocchi con il sugo alle vongole. Per farlo, ho semplicemente prima fatto imbiondire le cipolle in una padella, ho aggiunto dei pomodorini e dopo ho aggiunto il panetto di vongole che compro, penso di questo averlo preso tipo al Prix, ma comunque nel banco dei surgelati si trova. Il panetto di vongole si scioglie e il sugo è praticamente già pronto. Basta aggiungere un po' di spezie come aglio, noce moscata e pepe. E poi alla fine ho aggiunto un pochino di salsa di pomodoro per renderlo ancora più cremoso. E questo è il sugo. Ho scolato gli gnocchi, li ho fatti amalgamare, li ho fatti saltare in padella insieme al sugo e basta. Ho servito nel piatto, non nella ciotola. E ho condito con un cucchiaio d'olio perché le vongole non hanno grassi, quindi ho soltanto aggiunto l'olio come fonte di grasso. Poi nel pomeriggio mi sono messa un po' a studiare perché devo mettere a posto gli appunti, insomma, non sono qui in vacanza. E dopo aver studiato ho fatto merenda, ho messo in una ciotola del tonno, di cui un altro pollo ho dato a Luna, perché oggi dovete sapere che è il giorno internazionale del gatto e quindi doveva festeggiare, Luna è patita di tonno. Quindi ho messo un po' di tonno, del simil Philadelphia e della rucola. Ho mescolato il tutto, amalgamato bene e aggiunto del pepe. E poi l'ho steso su delle gallette. È una merenda che vi avevo già fatto vedere forse nei miei primi vlog. Mi ricordo che avevo usato le gallette che avevo comprato all'Expo, quindi davvero vecchio. E io lo adoro, cioè è buonissimo. E dopo è arrivata mia mamma, che mentre stavo mangiando, bel bella si fa due gallette con sempre il Philadelphia e dei kiwi. Allora le ho passato una delle mie gallette in cambio di una delle sue, perché sembrava molto buono. E dopo sono andata a trovare l'amica Linda, con la quale abbiamo fatto una diretta. Salutate il vlog! E è praticamente una pallina massaggiante, ti automassaggi quando sei singola e solitaria, sfigata, e non è nessuno che ti può massaggiare, dimmi. Ma io sono sempre maliziosa, ma non esisterò. Ma dai, perché? Uffa! Io non sono maliziosa. Sì, devo morire. E quindi ti automassaggi la spalla. Ma in un'università è previsto il pasto libero, certo. Cioè, nel senso, ragazzi, ogni tanto si può mangiare senza contare o senza Non dovete stare. mangiare soltanto riso, pollo e broccoli, ok? Una dieta normale. No, ci abbiamo solo 2 minuti! Una dieta normale prevede una dieta qualsiasi che deve essere sostenibile. Ecco, una dieta sostenibile prevede che voi riusciate a mangiare tutto quello che volete e non quello che vi viene imposto, ok? Deve essere una gioia mangiare, non un obbligo, e non arrivare a fine settimana non vedendo l'ora di mangiare quel pasto libero e strafogarsi, perché comunque arriva fine settimana che non vuoi soltanto una cosa, le vuoi tutte quelle che ti sei impedito di mangiare durante la settimana. Verissimo, grande. Basta, dopo Standing quello. ovation. Basta. Adoro fare le dirette con lei, mi diverto tantissimo e mi aiuta un sacco perché io poi mi perdo nei miei discorsi, non riesco a seguire le domande. E invece lei mi aiuta, mi fa un po' da segretaria, poverina. E basta, adesso è arrivata l'ora di cena. Infatti sto cucinando. Ho appena tagliato le zucchine e le ho messe sul fuoco perché questa sera preparo il mio adorato filetto di salmone sul letto di risotto e le zucchine. Vi lascio il resto del video e noi ci vediamo domani. Comunque posso dire che i denti mi sembrano più bianchi. So che questa mattina avrete pensato, Silvia, non è successo niente, l'ho pensato anch'io, sinceramente, rivedendo il video soprattutto, però adesso mi sembrano migliori. Ah, e comunque ho notato che oggi è un rest day, perché non mi sono allenata, e quindi vi ho fatto vedere anche oggi cosa ho mangiato in un rest day, come in uno degli ultimi video, e oggi mangio solo pesce.
Non ho mangiato carne, oggi è un pescetariano day. Buongiorno a tutti, oggi inizio il vlog un pochino più tardi perché questa mattina mi sono svegliata presto, ho fatto delle commissioni con mia mamma e infatti sono già le 11:15, ma volevo un attimo fermarmi per rispondere a una domanda che è abbastanza ricorrente, cioè dove mi informo, dove trovo informazioni. Io come fonti principali uso i miei libri che ho acquistato nel corso del tempo, ma anche fonti da internet come bodybuilding.com o My Personal Trainer. Una fonte che ho recentemente scoperto che è molto interessante è il blog di Runtastic Results. Praticamente basta che voi andate sul sito, magari vi lascio anche il link diretto in descrizione, e ci sono tantissimi articoli scritti dagli inserzionisti di Runtastic che sono istruttivi, brevi, concisi e vanno dritti al punto. Ad esempio qui trovo 5 bevande da bere prima di andare a dormire, 5 ricette semplici per una colazione nutriente, ricette di San Valentino, 12 alimenti per un cuore sano, magnesio, ecco come migliorare la performance. Quindi sono quei piccoli tips che a me piace leggere con piacere per informarmi, ma non in modo troppo pesante che sembra che sto studiando, ma così, giusto qualche curiosità. Ci sono varie categorie, ad esempio alimentazione e ricette, corsa e fitness, dimagrire, guest blogger, primo piano, Runtastic Results e salute e benessere. Potete accedervi anche se non avete l'abbonamento, anche se non avete l'account. In ogni caso io vi consiglio di usare il link in descrizione e il codice annesso per scaricare l'app e scaricare il mese gratis per l'allenamento e per avere tante altre benefit date dal mese gratis. È tutto gratis, quindi godetevelo. Basta, adesso io studio, smetto di leggere questi articoli e oggi pranzo a casa. Farò gli gnocchi perché essendo pasta fresca devo finirli prima di partire, quindi questo è un weekend molto gnoccoloso. E poi nel primo pomeriggio andrò in palestra con mia mamma. Sono molto felice perché mia mamma finalmente, dopo qualche problema di salute, può ricominciare ad andare in palestra e quindi voglio approfittare il fatto di essere qui a Padova questo weekend per portarla e farla un po' rientrare nel groove e farle ricominciare gli esercizi. Oggi abbiamo parlato e mi ha detto che è felicissima di tornare, che non vede l'ora, che è proprio qualcosa che le manca. Quindi sono davvero felice di poter condividere questo con lei e anche il fatto che vedo che lo vive con gioia e non con dovere. And on we'll go through the
Sono appena tornata alla palestra e sono contenta perché i giorni di pausa, che alla fine sono stati tre, d'allenamento della parte superiore, spalle, hanno portato i loro frutti e infatti la spalla mi è guarita totalmente, era soltanto un stiramento, penso, niente di particolare, insomma, passando lo straccio non penso che ci si possa fare grandi dolori. E infatti oggi ho fatto upper senza alcun problema. Come merenda dopo allenamento ho mangiato qualcosa di molto basic, ho finito il panetto di quark che avevo mangiato metà a pranzo con banana e mandorle e una spolverata di cacao. Io domani torno a Piacenza perché ricomincio le lezioni, ricomincio l'università e basta, io chiuderei qui questo vlog che mi sembra già abbastanza lungo e ricco di contenuti. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia interessati. Ci vediamo al prossimo video.